Ciao a tutti amici di Food Channel, sono Zeus434 e siamo qui oggi con un altro episodio di Dalle Stelle alle Stelle. La volta scorsa abbiamo passato, tra virgolette, la serie dal mio canale personale a questo qua di Foods. In questo episodio invece andiamo avanti, finalmente giochiamo, finalmente facciamo sul serio. Come detto, ripetiamo brevemente le regole. Due punti, o meglio, due upgrade per la vittoria, un downgrade per la sconfitta e non accade nulla in caso di pareggio. Prima squadra che sfidiamo, male, una squadra non granché, con Popov come trequartista, con Jonathan come esterno destro, con Rafinha mi pare sia l'esterno sinistro, Medel e Mvilà in mezzo, la difesa spagnola con Iñigo Martínez e un altro che non conosco, portiere Boruc mi pare, comunque una squadra non troppo forte, con pochissima intesa. Subito parte bene però il mio avversario con Rafinha, l'esterno sinistro che gioca nel campionato arabo, che mi incula perché entra dentro il campo e lascia partire un gran bel destro che si insacca sotto la traversa, subito sotto la mia squadra. Mentre a fare dunque, ma ecco Giampaolo Pazzini che passa, salta tutti gli avversari possibili davanti al portiere, non sbaglia assolutamente. Giampaolo Pazzini pareggia la situazione 1-1, un gol che ci voleva assolutamente, 1-1 prima dell'intervallo. Dunque speriamo di non ricevere downgrade, perché sarebbe un brutto brutto inizio di serie, o meglio continuazione di serie. Guardate qua che bella mossa da parte di Pazzini, davvero un attaccante secondo me sottovalutatissimo. Nel 14 era ancora più forte, in questo FIFA è più normale, però è rimasto forte. Popov vuole subito vendicarsi il mio avversario, 83esimo, guardate qui che erroraccio del mio portiere che non riesce a rinviare un po' con della forza, la palla rimane lì dopo una parata e il mio avversario segna un gol un po' fortunato, ma ho sbagliato io perché cavolo, lì il portiere doveva spazzarla in Congo, non lo fa. E dunque è giusto così. La prima partita viene dunque persa 2-1. È brutto, è triste cominciare la nuova serie così. Però insomma ci sta, va bene lo stesso. L'avversario era abbastanza forte, gli faccio i complimenti. Però insomma non aveva neanche una grossa squadra, dovevamo assolutamente vincere. Dunque, andiamo subito a downgradare il giocatore perché abbiamo perso. Dunque, un downgrade. Guardiamo subito chi è. Guardate un attimo. Bam! Eccolo qua. Avrete notato, Simone Padoin al posto di Walter Birsa. Dunque, con questa nuova squadra, nuova solo per un elemento, andremo a giocare la seconda partita dell'episodio. State qua perché ne arriverà anche una terza. Ricerca dell'avversario, ragazzi, speriamo davvero di andare meglio perché la prima partita è andata male, l'ho giocata male, comunque ci rifacciamo in questa contro il Croydon City, nome strano, davanti a Shane Long e Marco Sau, la punta del Monaco, Onazi, Carvajal, il portiere colombiano che gioca in Colombia, mi pare, Aniukov come terzino destro, ma spostato a sinistra, e dunque speriamo che la partita giri meglio. Partiamo subito in attacco noi con Maxi Lopez che fa una bellissima finta, cede a Vives ed è lui che segna, Giuseppe Vives, un gol anche abbastanza strano perché ha dato in scivolata, ma ci ha messo comunque una fortissima potenza nel tiro, una cosa, guardate qua, è praticamente impossibile che da una scivolata del genere scaturisca un tiro di quella potenza, comunque questo è FIFA. Il mio avversario però attacca e guardate che cavolo di gol prendo, una cosa davvero imbarazzante. Guardate il mio portiere, il mio giocatore, guardate, perché sta in porta? Quel giocatore lì, perché sta in porta anziché, guardate, adesso sta in porta, guardate. È lì in porta seduto, non fare niente, vabbè, lasciamo stare perché il gioco mi fa troppo incazzare. Comunque Maxi Lopez proverà a raddrizzarla e ci riesce assolutamente perché riesce a farsi spazio in tutta difesa avversaria davanti al portiere, non può assolutamente sbagliare. 2-1 per noi, le gioie però non sono finite perché da un lancio lungo Pazzini riesce ad innescare Maxi Lopez. Guardate qua che cavolo di gol sbaglia Pazzini. Palo, incredibile, assolutamente incredibile. Ma ancora noi in attacco, partita, devo dirlo, dominata nel primo tempo. Maxi Lopez salta tutti davanti al portiere, segna ancora un bellissimo attaccante Maxi Lopez, considerando che argento potrebbe fare davvero la fortuna di diverse silver di Serie A. Questo è il consiglio che vi do, poi fate come sempre come volete. Maxi Lopez ancora il suo bel bel gol. Ripartiamo qua, guardate qua la solita kickoff glitch di quest'anno. Salta tutti Maxi Lopez con un po' di finte di qua, un po' di finte di là.
davanti al portiere, in sacca, 46esimo. Si troviamo avanti per 4-1, la partita è bellamente già conclusa. Per onore della cronaca, vi devo far vedere altri miei gol con Maxi Lopez che avanza, ancora porta la palla, ancora Maxi al centro, da Pazzini, che stavolta segna, davvero troppo facile per noi, 5-1 e partita in surgelatore, neanche in frigo. Ederson, Vives pallonetto sontuoso di Giuseppe Vives, anch'esso un bellissimo mediano, sa fare tutto, 74 argento, davvero molto forte Vives, provatelo assolutamente. Anche qua avete visto un bel gol. 71esimo e l'avversario interrompe la partita, miglioramenti dunque perché abbiamo vinto e ci meritiamo i due upgrade. Guardiamo di chi insieme tra un secondo, attenzione, bam, esattamente Eder e reintrodotto Birsa, dunque sulla destra Birsa e davanti Eder della Sampdoria. Proveremo a giocare la terza partita della giornata con questi due nuovi innesti, sperando naturalmente di ottenere una vittoria. È stata una bella partita anche la seconda, faccio i complimenti all'avversario, anche se l'ho battuto, anzi l'ho stracciato. Terza partita contro Papadopoulos in difesa, c'è Sonne, mi pare il portiere, centrale del Gladbach, non lo conosco, c'è Sahin in mezzo, Franco Di Santo davanti, l'altro mi pare la Sogga, la punta dell'Hamburgo, ma non ci giurerei assolutamente, anche un esterno interessante bronzo, comunque una squadra con delle buone intese tra i giocatori, ma dobbiamo asfaltarla ed è quello che ci apprestiamo a fare con Eder che rientra sul destro e insacca subito. Tra l'altro guardate qua i soprannomi delle squadre, 1-1-1 o comunque tre linee verticali contro 4-3-4, comunque Eder molto bravo qui, guardate, si guadagna la linea di fondo, converge verso il centro e lascia partire un bellissimo destro all'incrocio dei pali, nulla a fare per il portiere. Ancora qua una cosa strana perché guardate qui Eder, cross ribattuto, il portiere diciamo maluccio, il portiere arriva Pazzini e da lì non può che buttare dentro Giampaolo, guardate qua, cross deviato, il portiere è davvero incommentabile e Pazzini da buon rapace qual è? In sacca, andiamo avanti 2-0, la partita è in discesa indubbiamente. Eder passa ancora, tira, portiere, qui c'è un calcio volante, un dropkick assurdo, la palla rimane lì in area e è sempre Eder che butta dentro. Andiamo avanti 3-0, guardate questo dropkick assurdo, sembrava davvero WWE, schienalo John, davvero fantastico. Comunque 3-0, partita in ghiaccio, Vargas arriva sulla fascia, mette dietro da Giampaolo Pazzini che sigla il quarto gol. Davvero in formissima Giampaolo, il nostro capitano. Ancora Vargas che mette dietro ed è troppo facile per Pazzini. Abbiamo poi questo corner di testa. Pazzini, tripletta personale per il pazzo. Davvero un giocatore, un mostro. Pazzini, ancora lui. Sapete che è particolarmente difficile segnare da corner su questo FIFA. Palla ancora in verticale per Eder che passa indisturbato. Saluta anche il portiere bruciandolo e insacca alle spalle di esso. Altro gol e mi pare tripletta ancora per Eder. Davvero una bellissima punta anche Eder. C'è spazio ancora per Giuseppe Vives. Altro gol molto bello, guardate qua. Una bomba all'angolino basso. Davvero un giocatore da provare. Vives mi sta stupendo assolutamente. Workplace normale normale. È alto 1,80 mi pare o quasi. È davvero un bel giocatore. E niente, qui mi regalano la palla, ancora sempre onori della cronaca, Pazzini si fa tutto il campo, salta anche il portiere, si permette addirittura questi lussi Giampaolo Pazzini, poi guardate come esulta, come dire, scusate sono più forte, mamma mia che giocatore. Comunque, vinciamo anche questa, 8-0, partita realmente mai in bilico, beh questa
è la mia stagione, ma non vi interessa neanche troppo. E avete visto chi è entrato nel club? Siani, il centrale della Lazio, un giocatore non molto veloce, a 65, piccola parentesi, che secondo me è buono per un centrale, soprattutto in questo FIFA, che comunque un giocatore forte fisicamente come lui è molto alto e possente, può insomma cavarsela anche contro attaccanti molto più veloci, come per esempio i Barbo. Dunque ragazzi, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto con un nuovissimo video, ciao a tutti!